Adesso vediamo la differenza che c'è fra tu e te. Tu è il soggetto, quindi colui che compie l'azione. Tu fai questo. Il te si riferisce alla seconda persona che però riceve l'azione, quindi non è mai soggetto. Vengo da te, sono con te, parlo a te. Mi raccomando, quando è la persona che ha compiere l'azione, quando è soggetto, usiamo il tu e non il te. Te non sei, non mi piace, cioè non è che non mi piace, ma non esiste. Quindi tu compie l'azione, te riceve l'azione. Chiaro, no? Ciao e alla prossima!